uguale, ragazzi. Guarda come su di te come cambia. Questo è un atipico. Ma su di me non è così. Vi sembra è lo stesso colore. Go. Che figata. Su di te si percepisce molto di più il verde. Mi ha tolto le parole di bocca questo ombretto. Ok, allora ragazzi, welcome or welcome back to my channel. Sono qui con Cindy, come potete vedere. E lì ti immagini l'uccellino che fa? Subito. Welcome or welcome back to my channel. Oggi siamo qui, ragazzi, perché ci tenevo tantissimo a fare questa first impression video con lei in merito alla Desert Dusk. E volevamo dare una prima impressione e fare un look insieme. Sì, io ero curiosissima di provarla e sono super super eccitata di poter provare per la prima volta con te. Yes! Così poi vediamo anche la differenza magari di performance su pelle chiara e su pelle scura, quindi poi ci saranno anche gli swatch classici, quelli sul, certo, sul braccio, e facciamo un look, quindi iniziamo. Andiamo subito. Aspetta, mi sono dimenticata di una cosa. Se non sei ancora iscritto al mio canale, you better subscribe! L'apriamo, ragazzi, l'apriamo. Tenete conto del fatto che questo è un pacco PR, quindi se la comprate non penso che arriverà così la palette. A te l'onore, cara! Allora, abbiamo questa fantastica scatola meravigliosa, caratterizzata da questo mix di colori caldi e un po' freddi che, diciamo, richiamano alcuni colori che sono stati inseriti in questa palette, che contiene principalmente sì toni caldi, però è stata aggiunta qualche colorazione un po' inusuale per quanto riguarda il brand Huda Beauty. Questo è il packaging della palette singola, secondo me a voi arriverà così, in questo formato. Fighissimo. Qui ci sono, comunque, credo, gli ingredienti e come utilizzare gli ombretti. Una delle particolarità che mi piace tantissimo di questa tipologia di palette, ormai ce ne sono tantissime in commercio, ma Huda Beauty è stata una delle prime, secondo me, a fare un concept di questo tipo, includere diverse texture di ombretti all'interno di un'unica palette. Questa è una cosa veramente funzionale, quindi anche a livello di sensorialità del prodotto, sentire sotto le dita qualcosa di veramente unico nel suo genere, come nel caso di qui abbiamo per esempio Twilight, che è una sottospecie di foiled, mi sembra. Sì. Quindi un ombretto tra il cremoso e il polveroso, quell'ombretto che appunto viene picchiettato, picchiettato solitamente con le dita, e viene anche suggerito, secondo me, da scatola il suo utilizzo con le dita. Sì, assolutamente. Quindi potete giocare. Per esempio abbiamo Cosmo, che è arrivato, lo vuoi dire tu? È arrivato danneggiato, infatti io l'ho apprezzato. Per quanto riguarda Cosmo, il fatto che sia arrivato sbriciolato è anche una caratteristica del prodotto in sé, perché è un prodotto completamente caratterizzato, da come lo vedo qui, da perle, quindi mini glitter tutti inseriti in un'unica cialda, pressati. Quindi anche qui consigliata la stesura con un collante, di un qualche collante che trovate, insomma con la perciglia finta, un gloss per appiccicare bene questi glitter. Mix in medium, texture gelose, comunque un collante, appunto un mediatore, un qualcosa che aiuti ad incollare questi glitter. Okay. Ma comunque, questa è una cosa bellissima che volevo dire di questa palette, secondo me è molto interessante. Per quanto riguarda le tonalità, vuoi dire tu che cosa vediamo? Beh, ci sono dei colori, secondo me, molto versatili per diversi incarnati, perché è un connubio tra tonalità calde e fredde. Adoro il fatto che ci siano anche dei colori... Anche neutre. Sì, sì. Chiari, molto molto chiari. Vabbè, io sono un pochino più penalizzata perché per quanto riguarda la Cris, forse non riesco ad avere un effetto come nel caso della Rose Gold, quindi la prima manca palette. Magari un nero, comunque sia un colore veramente scuro per dare più o comunque tipo un viola magari molto scuro come quello che puoi avere tu nella tua palette, la Good Vibes. Sì. Quindi questo forse è l'unico neo che posso dare a questa palette, che non c'è proprio una tonalità molto molto scura. E dicevo anche con Cindy, ogni volta che io considero il valore di una palette e se vale la pena comprarla, è quella di cercare di capire quanto vale ogni cialda. Esatto, ogni cialda. Allora, questa costa 64 euro, ok? È stata abbassata anche l'altra, la Rose Gold prima costava 69, sembrano magari solo 5 euro, però 5 euro, certo, per 100 vendite, cioè fa la differenza. I colori sono 18
e se fai 64 diviso 18 viene un 3,50 euro più o meno. Quindi voi pagate ogni cialda in questa palette 3,50 euro, che secondo me per essere Huda Beauty non è male. È un prezzo fattibile, è un prezzo accettabile, buono. Sì, e in più in questo caso, a differenza della Rose Gold Palette, noi abbiamo qui uno specchio che fondamentale. Sì, secondo me ci sarebbe dovuto essere anche nell'altra. L'hanno messo, quindi sono molto contenta di questo. Secondo me è una palette che vale la pena di essere comprata, perché il prezzo secondo me è giusto, ragazzi. Cioè, avete 18 ombretti, va bene come prezzo. E poi calcolate anche il fatto che c'è il marchio Huda Beauty. Quindi lei secondo me avrebbe potuto venderla anche di più. Perché se tu calcoli che un ombretto costa 3,50 euro, cioè, da chicco costano così, eh? Esatto. Quindi... è buono. Sì, questo è un ragionamento molto giusto, diciamo, calcolare il prezzo per ombretto per capire se effettivamente il totale, ovviamente compresa la funzionalità per la singola persona della palette, quindi se ti piace la palette, se vale effettivamente la pena spendere un prezzo che può sembrare, no? Può sembrare un po' d'impatto, 64 euro, dici una palette, cavoli, è troppo, e invece se poi effettivamente fai questo ragionamento... E ve lo dico molto sinceramente, vale veramente la pena, anche perché ci sarà dietro un lavoro, c'è dietro un lavoro veramente esclusivo per ogni cialda, senza far calcolo di quello che può essere il design esterno della palette, quindi la bellezza in sé di quello che è l'arricchimento estetico della palette. Ma vediamo se ne vale la pena. Proviamo questa palette. Ok, tu hai già deciso che colore utilizzare? Assolutamente no, però partiamo dal colore di transizione. Ho preso il pennellino più piccolo, ma mi piace. Tu hai già applicato il primer sugli occhi? Non ancora. Bravissima, non ancora. Utilizzerò lo specchietto di Fenty Beauty. Yes. E vado a prendere... Questo non è il classico, vero? Il classico mi sa che è questo qua. E questo qual è? Questo non l'ho mai visto. Questo è il lifting? Adoro. Dov'è il lifting? Voglio il lifting. Lo voglio. Non so, voglio questo. Trovare. Anche perché ho sentito da Daniele che è questo fantastico. È anti-aging. Ecco, anti-aging, non lifting, scusatemi. Io sono un amante del... UD Primer Potion. Io invece lo odio, lo sai? Sì. No, invece a me piace, mi piace molto. Mi ricordo che anni fa, inizio di YouTube, c'era questa lotta continua tra Too Faced Shadow Insurance e Urban Decay. E solo! Urban Decay Primer Potion, c'erano americani, italiani, chiunque che scontrava queste due realtà. Proviamo. Come se fossero le uniche esistenti, e vinceva quasi sempre il Too Faced Shadow Insurance. Un po' per il packaging, perché originariamente, non so se tu ti ricordi, il Primer Potion di Urban Decay era in quella confezione, in quel pack fighissimo che era... poco funzionale. Eh sì, perché io mi ricordo che rimaneva incastrato nei laterali. È vero, sì, me lo ricordo. Cosa che proprio solo le storiche di YouTube possono ricordarsi. Tu quando l'hai aperto il canale? Io come l'ho aperto il canale? No, quando? Quando? Nel 2009. Anch'io! Nel 2009. Nel 2009 sì. Anch'io. Sì, poi ho iniziato a fare... All'inizio i miei video erano video fotografici, erano composti da foto che mostravano gli step per realizzare il make-up. Poi questi video li ho cancellati, mi ricordo, perché c'erano queste ragazze sotto che commentavano: no, ma dai, ma fai video, si vede che sei un po' imbarazzata, però da inizio... Davvero? Sì, perché ero imbarazzatissima, cioè proprio mi veniva un'ansia. Poi davanti, poi immaginati, nella cameretta, davanti alla finestra, davanti ancora la signora, davanti al palazzo, davanti, di fronte, perché io avevo proprio un palazzo di fronte alla mia finestra, con la signora che si affacciava ogni 2x3 mi guardava, cioè, e io... Cioè, oh, l'imbarazzo era già parlare ad una camera e pensare: cavoli, ma non sto parlando solo ad una camera. In più c'era questo ulteriore aspetto della sciura che si affacciava ogni tanto, mi sorrideva e non capiva cosa io stessi facendo. Poi non era ancora l'epoca, no, dei social, della gente che poteva vloggare se, con tutta questa libertà. Sì, adesso è quasi la normalità. Capito? Adesso se io vedo una persona che vlogga in giro, per me è, oh, che carina, sì, simpatica, sì, come sì, confident, sì. No? Sta quasi diventando una realtà normalissima, e anzi secondo me è da apprezzare, nel senso che sempre più persone si danno alla condivisione online di cose belle, piuttosto che di travel vlog, di realtà belle, insomma, di condivisione di momenti belli online. È una cosa bella, secondo me molto bella e da apprezzare, perché poi c'è un lavoro nel dietro, c'è la post-produzione. Oh, ragazzi, non è che
Tanta gente che non è un lavoro, nel senso che poi c'è effettivamente un lavoro pratico dietro a questi video che vediamo online, non è solo sì, vabbè, ma quella fai video, no? Che ci vuole? Poi ci vuole. Go and do it. Imparare a usare il programma di post-produzione, avere un computer di base buono che supporti il... ci sono tante cose. Quindi all'epoca non era proprio così, insomma, per tutti questa cosa, cioè, e soprattutto non si comprendeva la motivazione per la quale una ragazzina stava davanti alla finestra a parlare con la videocamera. Poteva sembrare qualcos'altro, poteva sembrare qualsiasi altra cosa. Io nel frattempo non mi sono fidata, ho messo un altro primer, questo è di Smashbox e si chiama Lid Primer Medium. Loro ne hanno anche un altro molto più scuro che va bene per Bellamy per la lid come primer. Figo, loro fanno i primer. Sì, loro fanno i primer per tanti incarnati. Questo non lo conoscevo, bellissimo. È buono, sì, perché solitamente sono sempre un po' di quel colore carne, però per i bianchi. Invece questo è marrone e ce n'hanno anche un altro più scuro, quindi yes. Ah, perché l'Urban Decay Primer Pro su di te non è tipo trasparentino, insomma. A grandi linee. Va bene, mettiamo il transition color. Quale usi tu? Per me, possibile colore di transizione per il mio incarnato, questi qua. Questi sono già troppo scuri, questi potrebbero essere dei colori di transizione per me. Quindi io vado a utilizzare Mask come colore di transizione, quindi che è questo tortora neutro, né troppo caldo né troppo freddo. Alright, invece, girl. Tu questa. Io voglio usare Amber. Amber oppure Blazing. Sono polverosini, eh? È vero, sì, sono polverosi. Vediamo la pigmentazione. E lo vado a mettere come colore di transizione della piega. Pigmentazione estrema. Cioè, ho già creato, capito, una crise senza... cioè, avendo preso pochissimo prodotto, tra l'altro. Sì, ma tu hai Fenty, fammi fare la figa anche a me. Allora. Tanto pigmentato, tanto. Usiamo questo di Anastasia. Ecco, qui c'è una richiesta che io ti faccio. Dimmi. Ti faccio e faccio al pubblico a casa. Allora, tu sì. E voi preferite di più gli ombretti così pigmentati, anche un po' polverosini, oppure... la tipologia di ombretto opaco come può essere quello di MAC, classico di MAC, che è un prodotto molto più duro a livello di formula, che quindi devi veramente lavorare il prodotto per stratificarlo, perché ultimamente si utilizzano sempre più queste versioni di ombretti, quindi ultra pigmentati, che appena lo prelevi è tantissimo prodotto, che appena lo metti nella piega ti viene fuori un grande quantitativo di pigmentazione, e per questo sono considerati pigmenti, diciamo, ottimali, funzionali al make-up. Però per quanto riguarda la mia visione del make-up, la mia versione un po' vintage, un po' antica, io preferisco anche quella tipologia di ombretto, soprattutto per i colori più scuri, un po' meno pigmentati. Fin da subito, perché se tu devi fare un nero opaco completamente così pigmentato fin da subito, poi hai dei problemi nella gestione del... Allora, sicuramente gli ombretti polverosi vanno bene per chi ha una mano già sapiente. Esatto. Perché fai sempre in tempo a aggiungere un prodotto. Invece quando si tratta di andare a alleggerirlo, una volta che è attaccato poi sulla palpebra con il primer, come fai? Però devo dirti la verità, a me piace più questa tipologia qui polverosa, perché ovviamente per me è più facile, so cosa devo fare per far sì che poi il prodotto non vada dove gli pare a lui. Certo. Quindi io nel mio caso specifico preferisco questo. Poi ovviamente fateci sapere, ragazzi. Anche perché secondo me ultimamente si preferisce questa tipologia di ombretto perché la reputano essere una tipologia di ombretto migliore, più scrivente, più adatta quindi ad un pubblico, diciamo, sia dal pubblico più pro, che sa sicuramente come utilizzare un ombretto così pigmentato, che al pubblico meno pro, più, diciamo, che sta iniziando a scoprire il make-up e che vuole vedere fin da subito un ombretto super pigmentato e che dici wow, figata, scrive tantissimo. In realtà però io, una ragazza che si sta approcciando al make-up, non considererei, diciamo, subito il consiglio di un prodotto di questo tipo, perché è veramente rischioso. Cioè, beh, veramente sì. Rischioso. Poi allora, se uno non ha anche magari il pennello giusto, perché
con questi ombretti qui va utilizzato un pennello con una setola molto morbida, perché se è troppo fitta, classica magari di quelli pennelli troppo... anche sotto. Yes. Sintetico ed è troppo fitto, rischi che magari anche l'ombretto finisce subito. Sono curiosa, beh, vedremo poi sotto che cosa commentano le persone della community. Esattamente, poi una cosa da considerare, giusto perché io internamente un pochettino qualcosina so, giusto qualcosina so, è che solitamente i brand cosmetici scelgono anche la pigmentazione, logicamente, questo è quello che faccio anch'io per quanto riguarda il lavoro che faccio io, insomma, scelgono anche la pigmentazione dell'ombretto in base al colore. Quindi per esempio, se è un transition color, si preferisce farlo più scrivente in modo tale che tu quel transition color, se già si vede poco perché è un colore di transizione, quindi comunque deve essere molto affine all'incarnato, tu lo possa, diciamo, applicare anche in maniera più abbondante in modo tale da poter creare uno strato di polvere sulla quale puoi andare a sfumare, maggiore, sulla quale puoi andare a sfumare diverse colorazioni. Mentre per quanto riguarda i colori di spegnimento del look, quindi colori di in cui devi creare l'incavo piuttosto che in cui devi creare profondità, quindi colori più scuri, si tipo tende, per la crease. Esattamente, si tende a farli, non dico meno scriventi, ma con una pressatura maggiore. Se tu noti, questo qua è meno polveroso rispetto a questo. È vero, sì. Perché questo è un colore molto più forte, predominante. Tipo io adesso vado a prendere questo qua. Blazing, che è questo arancio invecchiato. Blazing lo vado a... Io invece utilizzo... Che bellissimo. It's good though. Mm. Quali sono i tuoi pennelli preferiti? Perché tu hai l'occhio... Orribile. Ho l'occhio difficilissimo da toccare. No, io adoro la forma del tuo occhio. No, in realtà è semplice, nel senso, è semplice da toccare il mio occhio perché bastano poche mosse e fa tutto. Ma di base perché io la crease ce l'ho già. Esatto. Ma se io devo fare tecniche, diciamo, più belle, quindi la cut crease sul mio occhio è difficilissima. È vero. Dove la fai la cut crease sul mio occhio? Come fai a tagliare la piega? Soprattutto adesso ci sono... scusate se parlo tipo che sembra che parlo troppo tecnico, no, però è figo, dai, so che lei mi capisce, yes. E so che voi mi potete capire, quindi se io devo andare a fare il taglio della piega, quindi quel classico effetto grafico di taglio proprio della piega dell'occhio, che di base sul mio occhio non dovrebbe servire, non servirebbe per un uso del make up correttivo, perché io ho già la piega, ho l'incavo dell'occhio proprio già incavato di natura, proprio sì, che ce l'ho nel cervello proprio, non mi servirebbe farlo, ma se lo devo fare sul mio occhio è veramente difficile farlo, okay, perché non sai come farlo, cioè veramente c'è poco spazio e soprattutto è troppo in fondo, diciamo, la palpebra mobile per andare a fare un buon lavoro. Che bello! I like this color! Qual è? Questo qua! Out, scusate la pronuncia, ragazzi. Beh, per ora i colori che ho utilizzato sono bellissimi e gestibili, secondo me, anche da una mano meno esperta. Assolutamente sì. Per adesso è così. Vediamo il resto delle colorazioni. Questo celestial qui. Wow. Guarda, questo sembra tipo duochrome. Esatto. Bellissimo. Sto mettendo un po' di arancione anche nella parte inferiore. Questo è Blazing. È bellissimo quell'arancio lì, lo sai? Che poi allora, uno non valuta mai che in questa palette tu potresti utilizzare dei colori anche per fare il blush. Basta che prendi un pennello magari più piccolino, mm-hmm, e vero, cioè per dirti, per me Blazing è... Vero, io lo faccio spessissimo quando mi ritrovo per esempio in viaggio, che ho una palette di questo tipo e magari mi sono ricordata di portarmi il contouring, mi sono dimenticata il blush. Mio Dio, voglio dare un po' di colore alle guance, poi cosa faccio? Non vado in crisi, ma mi ricordo che è una palette. Sì, prima di dire, ah, costa tanto, sì, costa tanto, ma quante cose ci puoi fare? E a me piace anche il fatto di accostare all'interno di un'unica palette tonalità molto calde e alcune tonalità più fredde. Qua ce ne sono pochine, nel senso che Twilight e Amethyst, ma anche se Amethyst è un po' più neutra. Però diciamo che con questi colori, questo qui è Angelic, mm-hmm, Cashmere,
Twilight, Amethyst e diciamo questo. A me piace più questa parte della palette. Con questa parte della palette più qualche tono qui puoi anche ricreare un look un po' più freddo adatto ad un incarnato magari rosato. Guardate come cambia anche la percezione degli ombretti in base anche a la tipologia di occhio che uno ha. Io ho fatto una assolutamente sì transition color perché ho la palpebra fissa che è... Cioè vedete come si vedono molti di più i colori del transition color che hai applicato, a me mi si vedono molti meno perché sono nascosti proprio dall'occhio. Cosa mi metto? Mi metto un bel retro. Guarda come si di te, come cambia. Questo è un atipico. Ma su di me non è così. Questo è un... Vi sembra? È lo stesso colore. Go. Figata. Su di te si percepisce molto di più il verde. Com'è? Un fixing? Eccolo qua. Uso questo. Quello è il 239 di MAC. È uno dei miei pennelli preferiti. Mi ha tolto le parole di bocca questo ombretto. Mamma ragazzi, è troppo bello retrograde. Perché non lo fanno in cialda singola? Questa è sempre la domanda del di qualsiasi cliente, secondo me, quando ci sono delle palette con dei colori. Ma guardatelo! È bellissimo! Mamma, è fighissimo. Ragazzi, è una roba spettacolare. E poi la cosa che mi piace da impazzire è che miscela un tono caldo di fondo a delle perle green, diciamo un po' più fredde, quindi fa questo contrasto di tono bellissimo. Qua ci metterei l'effetto video, quello lì dello zoom sulla mia faccia sicuramente. Oh gosh. E più si va a stratificare più si vedono le perle, logicamente. Non è semplicissimo da applicare. Oh che bello, bellissimo. Non è semplicissimo da applicare, Questo non scrive tantissimo se non viene bagnato, Da dire questa cosa. È come se fosse un pigmento pressato. Sì. Non mi sembra un ombretto, mi sembra proprio un pigmento sfuso che è stato poi pressato, reso cialda. Io invece sto mettendo Blood Moon e mi piace un sacco perché è super pigmentata. Pennello cerco di metterlo anche un po' nella parte sotto, anche se è difficilissimo da prelevare questo ombretto, questo è da dire. Perché sbriciola facilmente. Se non lo bagni non viene fuori così acceso, così bello. Io voglio provare Nefertiti. Bello. Ecco, quello è l'ombretto glitterato. Anche questo è difficile da prelevare. Perché c'ha... Sì, diciamo che in questa palette ci sono texture particolari. Alcune di esse hanno queste micro perle sopra in superficie che rendono l'ombretto classico glitterato, che però sono tra le texture peggiori in assoluto per quanto mi riguarda. Anche nelle palette di Urban Decay le mettono spesso le cialde glitterate. Sapete che anch'io sto trovando delle difficoltà a usare un punto di ombra? Cioè, è una palette che consiglierei per look o da utilizzare in abbinato a degli scuri di un'altra palette, ma qui togliamo l'opzione perché sennò non avrebbe senso, diciamo, utilizzare solo questa palette, o sennò per la realizzazione di look piuttosto naturali. Se già uno vuole creare un angolo esterno molto intenso, molto scuro, con questo forse tu riesci con questo qua. No. Hai bagnato out? Sì, un pochino sì, per fare in modo che non mi rimane attaccato almeno al pennello, leggermentissimamente, non tanto, perché sennò poi mi crea un patacco nell'occhio, sull'occhio però. Secondo me l'Epic Ink Liner è un eyeliner molto molto valido e a mio avviso è migliore del Tattoo Liner. Non so se magari io sono stata sfortunata quando l'ho ricevuto, però io di due che ne ho si sono seccati tutti e due. Invece questo... Ah sì? Quello di Kat Von D? Sì. Male male. Per gli amanti del make-up, ragazzi, questi rumori sono celestiali. Ragazzi, io uso Shilbury adesso di Makeup Geek. Questo è un blush davvero molto molto buono. Mi piace che anche qui abbiamo lo specchio. E lo considero un must have nella collezione di una persona che ama il make-up e che ha la pelle è scura. Non funziona. Non mi piace Nefertiti. No. È troppo pressato. Ma a te la duo piace? A me piace questa duo qua.
che è uguale a quella di Essence. Ah, adoro, la vado ad utilizzare quella di Essence, la mia preferita. Ma l'hanno tolta, hai visto? Non ho visto, più. Ho visto. Beh, questa è la sostituta. E dove la prendi questa? L'ho presa da OVS. Se OVS non si... la duo? Sì, OVS. No, no, guarda, OVS ha un botto di robe nuove, lo sai? Mi hanno detto che vende Real Techniques. Sì, vende Real Techniques adesso, vende Ardell, le ciglia di Ardell. Niente, OVS mi sta diventando un beauty store. Poi c'è anche la colla duo, ovviamente, avendo le ciglia di Ardell. Oppure io la prendo su un sito che si chiama Look Fantastic. Ok. Questo l'hai provato? Che cos'è? Girl! Ecco, questo è quello che io chiamo un punto luce. 32 euro di goduria. Dov'è che l'hai preso? Asos. Su Asos c'è Stila. Esattamente. Ma è il top che girl! Mm-hmm. Il mio occhio si è rinato. Non fare la linea di eyeliner. Ma anche io voglio questo qua. Sapevo che piaceva. Questo è un Magnificent Metals Glitter and Glow Liquid Eyeshadow nella colorazione Kitten Karma. Bellissimo. Karma girls, karma boys. Be careful! Sì, è top, quella colla lì è top. Perché te la incolla subito, non devi star lì a lavorare, a aspettare che si asciughi come la due, una donna che ne mette. Però allora una cosa. Se ne metti troppo da un lato, ti si asciuga di più dove l'hai messa meno. Cosa mettiamo sulle labbra? Allora, su di me questo è. Io lo amo, veramente lo amo. Su di me è un neutro. Guarda su di lei, vai. Mi sembra uguale, ragazzi. Direi di no. L'importanza degli swatch. Il trendsetter è bellissimo. Bellissimo. Madonna, lui è bellissimo. A te piacciono i rossetti che li chiudo da beauty? Sono un po' appiccicosetti. Una volta che si asciugano. Io li trovo un po' appiccicosetti. A me non fanno impazzire in stesura, perché sono troppo liquidi. Però devo ammettere che è una delle formule che io soggettivamente amo di più. Anche sì. Per il fatto che dopo che si asciugano sono sticky. Perché la loro caratteristica di essere sticky, quindi un po' collosini, garantisce poi la durata nel tempo del rossetto liquido, nel senso che a me durano tantissimo. Io uso Icon. Veramente tantissimo. Però allora devo mettere una matita dentro. Io sto utilizzando la All Nighter Eyeliner di Urban Decay, che è buonissima. Quindi questi sono i nostri look. Spero che... Cioè, tutte e due per i toni. Cioè, in realtà questa palette proponeva anche toni freddi, ma ne siamo andate per i toni caldi. Non molliamo. Non ce la si può fare. Non ce la si può fare. Già facciamo. Comunque io queste ciglia qui, porca miseriaccia, le voglio un po' più... Ma quelle ciglia sono di Huda Beauty? No, queste sono le ciglia quelle di Amazon che io non riesco più a farne a meno. C'è chi le ha provate, quelle di Huda Beauty, e dicono che le Real Mink, quindi che sembra che sto dicendo una parolaccia, ma quindi quelle di... Il mink che animale è? Puretto forse. Puretto. Vabbè, quelle insomma di pelo vero, che costano tipo 40 euro, dicono che sono sì, dicono che sono meravigliose. Logicamente è pelo vero. Ci auguriamo che gli spazzolino questi furetti, però insomma io di scelta mia personale non le comprerei mai, ma comunque sono ovviamente meravigliose, non possono che non esserlo perché sono di pelo vero. Per scelta mia etica non le comprerei mai, ma dicono che quelle sono ottime. Mentre hanno anche le foaming, quindi le... Le false. Faux vuol dire false. Che dicono non essere, Ale me l'ha detto, dicono non essere il massimo. Costano meno, costano una ventina di euro. Ah, allora quelle che ho là. Esattamente, però dicono che sono dritte. Sono troppo dritte, non sono incurvate come quelle che hai tu. Ok. Quindi ti fanno proprio l'effetto ciglia dritta. Ok. Non va bene. Considerazioni finali. Allora, questa palette, secondo me, se sia un truccatore alle prime armi, magari potresti avere un po' di difficoltà con alcune colorazioni perché c'è molto fallout per quanto riguarda alcuni colori.
Però è molto versatile, secondo me si possono utilizzare sia su incarnati chiari, chiarissimi, che anche molto molto scuri, perché abbiamo tutta questa parte qua che può essere tranquillamente sfruttata da chi ha gli incarnati scuri. Quindi per me è Dark Skin Approved, assolutamente. Voto? Voto da 1 a 10? Ma io sono molto severa. Dimmi. Vai, vai, vogliamo. Vogliamo la Loretta severa. Un 7,5. Severa. Da 1 a 10 un 7,5, dai, un 7,5. Perché gli do un 7,5? Perché secondo me ci potevano essere almeno 1/2 colorazioni un pochino più scure. E quello avrebbe reso la palette, diciamo, versatile. Perché per dirti, se deve utilizzare questa palette Bellamy, lei non riesce ad avere un colore con la quale fare la crease. E anch'io comunque, come potete vedere, sì, ho utilizzato Oud, però cioè non c'è questo, difficoltà. Sì, non c'è questo contrasto come puoi averlo tu. Certo. Quindi do un 7, 7,5. Anche contrasto da colore a colore, cioè dal transition color al colore di profondità. Sì, sì. Però per quanto riguarda la pigmentazione, a parte questo Nefertiti che è un colore, un dogma, no. Che poi adesso noi abbiamo provati alcuni, bisogna vedere poi adesso quando li sbocciamo. Allora, sincera, 100%, è una palette che comprerei, un po' per l'originalità di alcuni pochi ombretti. Direi 4 di loro sono originali, ovvero Celestial, che è un duochrome meraviglioso. Abbiamo visto oro rosa. Cosmo, che è appunto caratterizzato da pigmenti pressati multicolor. Twilight, che è anch'esso un duochrome rosa blu, sì, rosa azzurro, fucsia azzurro, molto molto bello. E quest'altro Retrograde, che è quello che ho utilizzato io, che è una sottospecie appunto di blue brown molto particolare con le perle verdi invece. Quindi per questa unicità di questi 4 colori, perché alla fine non è così difficile poi vedere che sono questi gli unici 4 colori veramente originali. Sì, gli altri abbiamo già visti in altre palette. Esattamente, li abbiamo già visti e rivisti in tutte le salse. Io la comprerei non solo per il trend, ma soprattutto per l'unicità di questi colori. Se dovessi dare un voto, una volta che l'ho testata, escludendo questa particolarità di questi unici 4 ombretti, direi 6,5. Oh! Sì, perché sì, comprende tonalità base calda e alcune base fredda, ma secondo me non è una palette completa al 100%, nel senso che io non riuscirei mai ad utilizzarla da sola per fare veramente quello che vorrei io. Mi serve, sento la necessità in questa palette di un colore molto più scuro, sento la necessità in questa palette di un colore molto più chiaro, shimmer funzionale, perché tra gli shimmer abbiamo Nefertiti, che non è assolutamente buono, non colora, non funziona. Angelic, che è un rosino, ma a me non serve per dare un punto luce il rosino, non riesco a ricreare sul mio incarnato un punto luce con il rosa pesca. E poi abbiamo Cashmere, che è questo tortora shimmerino, che sinceramente per dare il punto luce non lo vedo assolutamente adatto. E poi abbiamo Celestial, che però come punto luce, essendo un duochrome, non lo utilizzerei come unico punto luce. Tu sei più severa di me, allora io pensavo di esserlo. È sicuramente funzionale, è una palette da avere se siete makeup lovers devono avere tutto, cioè qualsiasi cosa. You cannot, cioè non potete, ma poi allo specchio, girl, you can do your makeup. Siete tipo noi, girl. Capito? Yes, esattamente. Ovviamente chi ha la palette può commentare scrivendo hashtag, che ne so, Desert Dusk. Ti dici pure se vuoi. No, niente, è semplicemente se siete makeup lovers approvata, dovete assolutamente provarla anche per poter dare un vostro riscontro, perché da incarnato a incarnato, da visione soggettiva del make-up può cambiare un po' anche la visione di questa palette. Se io personalmente devo dire, questa è una palette effettivamente funzionale a 360 gradi, una palette che consiglierei per una ragazza che si sta approcciando al make-up, che vuole una palette completa, no, neanche io, perché come dicevo prima mancano secondo me delle colorazioni. Per dire, al posto di Nefertiti avrei messo magari o un punto luce bello bello bello, e magari al posto di Angelica avrei messo
ma anche semplicemente un marrone molto molto scuro, non deve essere per forza nero, perché ci sono dei marroni molto scuri che possono fungere da nero, o un viola molto scuro neutro che può fungere da nero per creare il contrasto, ecco, diciamo così. In questo caso con il trend color che propone la palette, un bordeaux scurissimo. Esatto, sì. Sì, un manca sangue, un qualcosa di veramente più che completi al meglio, cioè saffron, se fosse stato, che è questo rosso sangue intermedio, direi, se fosse stato più scuro sarebbe stato perfetto. Bene, bene, ragazzi, allora vi lasciamo agli swatch di questa palette. Cindy, grazie per essere stata mia ospite, per aver deflorato con me questo gioiellino. È stato un piacere, è stato veramente un piacere. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!